Avanti, scegli il potere della super forza o il potere del teletrasporto. Scelgo il potere del teletrasporto. Oh no, ma sono in ritardo per la scuola! Un attimo, ma io ho il potere del teletrasporto. Posso arrivare a scuola in men che non si dica. Bolt, per favore andresti al centro commerciale per prendere il latte che mi sono dimenticata? Cavolo, ci mancava solo questa. Non ho voglia. Aspetta! Mi ero dimenticato che ho il potere del teletrasporto. Ma perché me lo dimentico sempre? Che cosa hai detto? Niente, teletrasporto! Forza ragazzi! Chi vincerà questa gara di corsa vincerà 1.000.000 di Robius. Bene, questa è la mia occasione. Teletrasporto! Bravissimo Bolt! Ma come hai fatto? Professoressa, ha barato! Ha usato il potere del teletrasporto! Bolt, sta dicendo la verità! Oh no ragazzi, ditemi quello che devo fare! Bolt, da adesso in poi ti sarà proibito parlare. Se non rispetterai questo accordo ti farò qualcosa di brutto. Hai vinto l'opportunità di vincere 1.000 Robux rispondendo a queste domande. Ci stai? Se non dai il consenso non puoi partecipare. Che peccato, hai perso questa opportunità. Bene Bolt, dimmi quando è iniziata la seconda guerra mondiale. Se non rispondi devo metterti 2. Avanti. Non hai studiato, quindi ti metterò un brutto voto. Fila dal preside. Guardate chi c'è qui, la ragazza più stupida della scuola. Vai via per favore. Ehi tu, lasciala in pace. Bolt, hai infranto la parola data. Wait, what? Ma quella ragazza era in pericolo. Ragazzi, devo perdonarlo e annullare l'accordo. Figliolo, devo allontanarmi un attimo per cercare del cibo. Tu resta qui. Non ti preoccupare, mamma. Ci vado io. Mi scusi, signora, può darmi un po' di soldi? Cavolo no. Adesso smamma e vai a lavarti. Puzzi. Mi scusi, signore, può darmi un po' di soldi? Certo che no. Perché non trovi un lavoro invece? Mi sa che devo trovare veramente un lavoro. Salve, signore, potrei lavorare qui? No. Non accettiamo poveri qui. Smamma. Mi dispiace, mamma. Non ho trovato nulla. Non importa, figliolo. E anche oggi resteremo senza mangiare. Devo aiutarli assolutamente. Ehi, ma questi soldi? Qualcuno ci ha fatto un regalo. Adesso finalmente possiamo vivere bene. Sì, hai ragione. Sono contento che siano felici. Devo vendicarmi di quelli che non li hanno aiutati? Non riesco a credere che sia successa una cosa del genere. Il mio telefono è stato rubato la scorsa notte! Adesso abbiamo 3 sospettati! Iniziamo con Anonimo. Sei stato tu a rubare il mio telefono? Certo che no! Non ruberei mai qualcosa che appartiene a qualcuno! Sembra che stia dicendo la verità! Allora, Bolt, sei stato tu? Non sono stato io! Gioco così tanto che non esco mai dalla mia stanza! Ah, è quello che ti meriti! Sono il migliore a giocare a Roblox! Mettete like se credete in Bolt! Quindi, Siria, sei stata tu? Ma io non sono crudele. Cioè, vedi, ho appena volevo dire, ho appena comprato questo telefono perché avevo fame. E secondo voi, fra questi 3, chi è il vero colpevole? Scegli 10.000 Robux, un regalo misterioso da aprire tra 3 giorni. Scelgo... Scelgo i 10.000 Robux. Ah, Bolt, sei lentissimo come al solito. È il momento di andare ad una festa di ricchi. A dopo mediocri. Ehi, posso venire con te? Mi spiace, ma non posso farmi vedere con un povero. Quindi vuoi che ti vengo a prendere? Certo che no, verrò con il mio jet. Ma così stai spendendo tutti i tuoi soldi inutilmente. Questo non è spendere inutilmente. Avrà speso un sacco di soldi per quel vestito inutile. Finalmente sono passati 3 giorni. Puoi aprirlo. Oh, grazie, finalmente! Oh, 1.000.000.000 di Robux, sono ricco adesso! Ehi, faresti meglio a condividere con me quei soldi. Ho consumato tutti i miei. Ragazzi, che dovrei fare? Scegli il potere di volare o il potere di leggere la mente? Scelgo il potere di leggere la mente. Allora, Bolt, che potere hai scelto? Ho scelto il potere di leggere la mente. E tu? Io il potere di volare. Certo che Bolt fa sempre la scelta sbagliata. Guarda che ho sentito tutto. Dovrei andare ora. Dai ragazzi, è l'ora del compito. Ho già finito.
Sono davvero troppo per questo secolo. Adesso userò questa macchina per andare nel futuro. Che difficile. La posso usare il mio potere? La risposta della prima è A, della seconda è C. Ah, così è davvero facile. Ecco, professoressa, ho finito. Come ha fatto? Avrà letto la mente dell'insegnante. Bolt, ho scoperto che hai barato. Oh no, per favore, non dirlo. Ok, ma farai sempre i miei compiti. Ok. Tanto glielo dirò lo stesso. D'accordo, se la metti così. Anonimo, hai sbagliato tutti i tuoi compiti. Wait, what? Non è giusto. È tutta colpa di Bolt. Oh no, ragazzi, ditemi se ho fatto bene. Oh, che fame. Penso che cucinerò qualcosa. Cosa? Un nuovo gioco di Roblox? Devo giocarlo ora. Oh no, che ho fatto? Ma che sta succedendo? Forse è meglio che me ne vada. Ehi tu, mani in alto. Ehi tu, lascia in pace quella ragazza. Aspetta, ho sentito parlare di te. Con le tue doti sei riuscito ad incendiare una casa intera. Meglio che me ne vada prima che tu mi faccia qualcosa. Wait, what? E secondo voi, Bolt è stato davvero un eroe? Salve, ho visto che qui c'è il wifi. Potrei avere l'accesso per favore? Certamente, ordina prima qualcosa. Ah, quindi se prendo qualcosa potrei avere l'accesso? Allora un cappuccino, per favore. Grazie mille, signore. Quindi adesso posso avere la password? Te l'ho detta! Ordina prima qualcosa. La password è questa. Scrivi questo. What? Adesso sono io il proprietario. Wait, what? Siria, ti do 100 Robux se metti in ordine la mia stanza. Ok. Ottimo lavoro, ora ti do 100 Robux se pulisci in giro. Per me va bene. Adesso ti do 100 Robux se porti fuori la spazzatura. Certamente. Huh? Ragazzi, volete che venga anche a casa vostra a pulire? È capitato un altro caso in Brookhaven. Qualcuno ha mandato a fuoco la nostra cara scuola. Adesso abbiamo 3 sospettati. Lasciate like se pensate di risolvere questo mistero. Siri, iniziamo da te. Dov'eri quando la scuola è andata in fiamme? Avevo deciso di fare un video in diretta per i miei iscritti. Quando all'improvviso ho sentito la campanella suonare. E in fretta e furia sono uscita dalla scuola. Ma non ho visto chi sia stato. Penso stia dicendo la verità. Veniamo a te, Anonimo. Dov'eri quando la scuola è andata in fiamme? Ero per fatti miei a studiare per il compito, quando all'improvviso ho visto fiamme in giro. Sono riuscito a salvarmi, ma non so nulla. Lasciate like se credete ad Anonimo. Quindi, Bolt, dov'eri quando la scuola è andata in fiamme? Ero in bagno furioso perché non avevo studiato. Dopodiché sono tornato in classe e ho trovato un accendino sulla cattedra della professoressa. E ho approfittato il momento per incendiare i compiti in classe. Volevo dire, sono andato in biblioteca per studiare per il compito in classe. Ragazzi, secondo voi, fra questi 3, chi è il vero colpevole? Nom nom nom. Ma cosa è successo qui? Gentilmente, puoi spostarti? Ho un ferito in macchina! Dottore, quindi che cosa? Ho avuto un'intossicazione da una mela variata. Però non preoccuparti, risolveremo questo problema con questo. Quindi, dottore, com'è andata l'operazione? Mi dispiace, ma non ce l'ho fatta. Che cosa? Non ce l'ho fatta a fallire. Huh? Un momento, allora dov'è Siria? Sono qui a giocare a Roblox. Ho trovato questa mela dentro il corpo di Siria. Che fate, la volete anche voi? Nom, nom, nom. E voi, fatemi sapere se volete essere visitati da me. Signore e signori, oggi assisteremo ad una gara di talenti. Io posso ballare senza mai stancarmi. Io invece posso suonare qualsiasi musica. Io invece posso mangiare senza mai stancarmi. Nom, 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 nom.
Ehi, come osi rubarmi il talento? Adesso ti sfido ad una gara di cibo. Wait, what? Chissà come andrà a finire tutto questo. Oh, non ce la faccio più! Huh? What? Abbiamo un vincitore, Anonimo. Ragazzi, dovrei vendicarmi?